Ciao, sono Alessandro di Squash Milano e oggi ti insegnerò un semplice esercizio per migliorare il tuo swing. Cominciamo rotando il polso di modo che il piatto corde guardi in alto, dopodiché tenendo il braccio disteso apriamo la spalla. Per poter fare il colpo basta semplicemente chiudere la spalla tenendo il braccio disteso. Mantieni una ferma posizione del polso per garantire il controllo del tiro. L'esercizio che ti suggerisco consiste nel palleggiare la palla, concentrandoti sull'utilizzare la spalla e cercando di non muoverti molto. Durante l'esercizio concentrati sul tenere il braccio disteso e utilizzare la spalla per il movimento. Per cominciare puoi posizionare la racchetta a mezza altezza, così da rendere gli esercizi più semplici. Esercitati il più possibile per acquisire la sensibilità sulla palla. Comincia facendo l'esercizio nel modo più semplice possibile e quando sei bravo fai un passo indietro o prova con la volée. Per far sì che il piatto guardi in alto quando fai il rovescio, devi ruotare il polso nel senso opposto. Per preparare il colpo chiudi avambraccio e spalla. Per fare il colpo prima rilascia l'avambraccio, dopodiché apri la spalla. Ora proviamo lo stesso esercizio sul rovescio. Nota che nel rovescio il punto di impatto è più lontano da te. Se stai cominciando e hai bisogno di un colpo più facile, lascia l'avambraccio disteso. Allenati di brutto e a presto. Grazie di aver guardato. Ciao ciao.